Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale YouTube Pensieri Armonici, benvenuti da Pasquale Di Matteo, benvenuti dall'Italia, in collaborazione per questo video di presentazione giapponese in collaborazione con Art Maison. Oggi è la volta di un artista, questo è l'ultimo video, quindi quasi già sento la mancanza di questi artisti giapponesi. Oggi è la volta di una bravissima artista, come tutti gli altri del resto, che è Hideko Miyajima. Mi auguro anche in questo caso che la pronuncia sia il più vicino alla perfezione, alla correzione, a quella corretta. Hideko Miyajima presenta due opere, è un artista realista, una paesaggista, ma è una paesaggista particolare, perché non rappresenta, non si ferma soltanto a raffigurare quello che vede una scena, ma sui suoi supporti ci sono soprattutto ricordi dettati dalla malinconia, ricordi dettati anche dall'amore, dai sentimenti profondi provati di quando era bambina, provati in circostanze piacevoli della vita. Vedrete anche le opere di Hideko Miyajima, le vedrete passare, alternarsi su questo cavalletto e in fondo appese alla parete, alle mie spalle, alla parete di questa ambientazione virtuale. Le opere di Hideko Miyajima sono opere che innanzitutto si caratterizzano per un uso particolare, peculiare della luce. Quest'artista è veramente un'artista bravissima nel saper catturare la luce e utilizzarla, plasmarla a suo piacimento come se fosse un colore, come se fosse proprio un colore da plasmare sulla tela. Hideko Miyajima è un artista che ci porta, con questa sua peculiarità della luce, ci porta all'interno dei suoi mondi onirici, all'interno dei suoi sogni, all'interno delle sue malinconie, dei suoi sentimenti, e ci fa vivere le sensazioni provate a ridosso, giocando a ridosso di quel fiume, ci fa vivere la bellezza dei profumi, dei fiori dell'altra opera, ci fa sentire il soffio del vento sulla pelle, ci fa veramente, ci sradica dal suolo e riesce a catturare l'osservatore e a trasportarlo in quelle che sono non tanto opere d'arte, ma sono proprio mondi che Hideko Miyajima riesce a costruire. È un artista quindi dei sentimenti, dei valori. Oggi noi viviamo in una società in cui i valori sono un po' messi da parte in funzione di altro, in funzione di un progresso, quello che viene chiamato progresso tecnologico, che poi sostanzialmente altro non è se non l'espletazione di quello che sono i dettami del turbocapitalismo. Un turbocapitalismo che crea generazioni di codici a barre in cui le genti non sono più senzienti, ma tutte devono sottostare a schemi, a regole sempre più ferree, sempre più impositive, che trasformano l'essere umano in un robot. Hideko Miyajima ci porta in un'altra dimensione, ci porta nella dimensione del ricordo, la dimensione in cui contavano tantissimo invece questi che sono valori un po' sminuiti oggi. Sono i valori, quali sono questi valori? Sono i valori dell'amore, i valori della fratellanza, i valori del saper cogliere l'essenza delle cose. Il fatto che l'artista Hideko Miyajima sia così volenterosa e abbia così desiderio di raffigurare questi suoi sogni, questi suoi ricordi, danno l'idea di quanto siano importanti, ma sono anche metafore attraverso le quali l'artista ci dice che cosa dobbiamo ritenere essere importante, l'essenza delle cose. Ecco, in questa società, in questo mondo in cui ormai è di moda
avere immagini che si bruciano in pochi secondi, in pochi attimi spesso, avere continuo desiderio di cose futili per andare a sostituire cose altrettanto futili per un accumulo compulsivo di cose che per lo più non servono a niente. Ecco che Hideko Miyajima ci dice no, i veri valori della vita sono altri, i veri valori della vita sono cose che non possono essere tenute in mano, che non sono materiali, ma che entrano dentro e restano come ricordi, restano come quelle sensazioni da bambini che non possono più tornare, restano come quegli affetti più cari. Ecco, l'artista ci riporta, riconducendoci a questa sua, opera in cui raffigura uno scorcio di quello che erano i suoi luoi natali, i suoi luoghi dei giochi, da bambina. Ci porta nella sua dimensione, ci fa un regalo bellissimo, perché Hideko Miyashima ci porta in quelli che potrebbero essere sogni quasi segreti, momenti, ricordi segreti, ricordi che invece l'artista decide di condividere con il mondo proprio per farci capire che sono proprio quei ricordi, la cosa che più mancherà arrivati alla fine della vita, perché alla fine della vita. Che cosa resta? Restano le cose essenziali, restano le cose belle, le cose davvero di valore. Non resta l'automobile, la casa, quello non resta a nessuno, anzi resta, perché quando una persona se ne va non le può portare con sé. E tutto ciò che una persona non può portare con sé quando viene a mancare vale zero. Questo ci dice Miyashima, ci sta dicendo proprio quello. Che la grandezza di una persona, la grandezza di un essere umano è tutto ciò che porterà via con sé. E lì ci si accorge della grandezza delle persone, lì ci si accorge davvero di cosa valga la pena, di cosa sia spessore e cosa sia fuffa. In italiano fuffa è un modo di dire per dire futilità. Miyashima ci racconta questo. Tra l'altro con una tecnica pittorica notevole e con, come dicevo, un uso della luce che è fantastico perché genera benessere. E comunque, pur raccontando malinconia, pur raccontando episodi della vita che ormai sono passati, che ricorda sì con piacevolezza, ma anche con un pizzico, anzi, con tanta malinconia. Miyashima però lo fa con questa luce, con questa luminosità che è fantastica e la luce riconduce al bianco, e il bianco è il colore della speranza, è il colore dell'apertura mentale al cambiamento. È un artista quindi che guarda al futuro con ambizione, con forza, con vivacità, con allegria, con speranza. Quindi l'arte di Miyashima è un'arte positiva. È un'arte volta al futuro, è un'arte che va a utilizzare quello che è l'elemento del ricordo come base da cui partire, da cui spiccare il volo verso il futuro. E praticamente ci ricorda che dobbiamo guardare avanti, sempre avanti, con speranza e con voglia di fare, voglia di arrivare a quegli orizzonti lontani. Però senza dimenticare chi siamo, senza dimenticare da dove veniamo, senza dimenticare chi siamo perché quello è l'elemento che nella vita ci guida come una bussola. Ci dice che cosa dobbiamo perseguire e ci dice soprattutto che cosa non dobbiamo diventare. Ecco che ci si ricollega quindi al discorso della società odierna. E contro cui Miyashima presenta queste opere. Presenta opere naturali, opere in cui c'è la bellezza dell'artista che rappresenta è una bellezza del pianeta, una bellezza di quello che è l'ambiente in cui viviamo. Ecco che cosa sono le cose davvero importanti, ecco che cosa vale la pena davvero preservare. Il fiume, la bellezza, l'acqua limpida, l'acqua che scorre. Che scorre, al di là che è metafora della vita stupenda, bellissima, poetica, ma ci dice anche che noi dobbiamo preservarla perché di pianeta ne abbiamo uno, non abbiamo un pianeta di riserva. E
se è vero che il pianeta senza esseri umani starebbe meglio, gli esseri umani senza pianeta non esisterebbero. L'essere umano è in continua evoluzione, ma in un'evoluzione che non può prescindere da quello che è il ricordo di cosa sia, di quale sia il punto di partenza. Non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e chi siamo. Per un artista veramente notevole, che è un piacere aver presentato in questi video con Armaison. Noi siamo giunti alla fine, questo è l'ultimo video della lista, non per... non è stata fatta una lista di preferenze o di bravura, tutti bravissimi, è stato per me un onore presentarli tutti e è stata fatta una lista semplicemente in base ai file, come ci siamo passati le informazioni, i file degli artisti, quindi per mantenere un ordine, per avere un ordine. Io saluto tutti gli artisti, ringrazio tutti gli artisti che hanno voluto partecipare a questo evento, ringrazio ovviamente Armaison, ringrazio in questo video in particolar modo Hideko Miyashima, davvero un onore, grazie mille.